Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera è la trasmissione televisiva che parla di viaggi, vacanze e crociere. Mondo Crociera ogni settimana vi parla dei luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportador.tv. Navigate con noi! A Cuba regna un mix irresistibile di bellezze naturali, tra storia, cultura e incredibile folklore. Allo sbocco della baia della Habana si trovano due fortificazioni storiche tra le più imponenti dell'America del Sud: El Morro, un castello fortificato dalle possenti mura che si erge sulle coste rocciose, e la cabana, ancora più maestosa del primo e ricca di fascino, fatta costruire sull'altra parte della baia. Il castillo della Real Fuerza è la prima fortezza costruita a Cuba e la seconda per antichità in America. Non è la originale andata distrutta, ma è una seconda, il cui inizio porta la data del 1558 e che col tempo ha lasciato priorità ad altre più grandi e meglio ubicate per la difesa della città e del porto. Lo scrittore americano Ernest Hemingway amava molto Cuba e L'Avana, ci ha soggiornato lungamente, qui ha scritto i suoi grandi capolavori ed è famoso un suo detto, allora famosissimo ma ancora molto attuale. Ernest Hemingway diceva: mi mojito al bodeguita, mi daiquiri al floridita. E mojito e daiquiri sono due dei drink più famosi di questo territorio, come il bodeguita e il floridita, che sono due bar storici dell'Avana. Nella visita di L'Avana importanti sono le quattro piazze di Havana Vieja. Sono quattro meraviglie a cielo aperto. Sono proclamate dal 1982 Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Sono collegate da pittoresche strade acciottolate. Ognuna di esse aveva in passato una propria funzione specifica, mentre oggi sono sedi di affascinanti boutique, hotel, caffè, condo e musei. La prima è la Plaza de la Catedral, fulcro religioso con la sua imponente cattedrale e magnifici edifici barocchi risalenti al 1700. La seconda è Plaza de Armas, luogo di parate militari, oggi è la piazza più antica dell'Havana e ospita un mercatino di libri usati, davvero interessante. La terza è Plaza San Francisco de Assis, era il principale molo d'imbarco dei galeoni spagnoli durante la navigazione lungo le rotte dalle Indie alla Spagna. Restaurata alla fine degli anni 90, vanta la Fuente de los Leones, realizzata in marmo bianco dallo scultore italiano Giuseppe Gaggini nel 1836. La quarta ed ultima piazza della Habana Vieja è la Plaza Vieja, sede di un mercato all'aperto, oggi è la piazza più eclettica dell'Havana, grazie ai suoi edifici, dove il barocco cubano si fonde in armonia con l'Art Nouveau ispirata a Gaudì. E nel cuore della Habana Vieja non poteva mancare una lapide che ricorda il nostro Giuseppe Garibaldi. Sin corsarios ni piratas, sin leyendas de ultramar, coronado por su historia singular. Niente più affascinante di navigare di isola in isola, di paese in paese, come qui ai Caraibi.
grande estate 2018 per MSC Crociere con le destinazioni ai Caraibi, Seaside da Miami per i Caraibi ed MSC Armonia specializzata su Cuba e il Messico. Beh sì, l'estate 2018 è un'estate entusiasmante per MSC Crociere, una presenza ai Caraibi che continua a crescere, confermata la nostra presenza annuale su Cuba con MSC Armonia, con due itinerari di 7 notti in partenza ogni sabato, dove è possibile combinare i due itinerari e fare il crociere di 14 giorni, e poi la nostra nuova ammiraglia, MSC Seaside, che ogni sabato parte da Miami, alternando Caraibi orientali e Caraibi occidentali. Anche qui è possibile combinare 14 notti. Quindi per i clienti italiani, nell'estate 2018 sarà possibile viaggiare nel Mediterraneo, nel Nord Europa con ben 4 navi e la presenza di MSC Meraviglia e ai Caraibi con 2 differenti destinazioni, da Miami con MSC Seaside e da Cuba con MSC Armonia. Un'escursione da non perdere qui a La Habana è l'escursione a bordo delle famose macchine americane degli anni 50, macchine che sono rimaste come allora, sono un monumento nazionale, sono dello Stato cubano, affittate ai vari tassisti e sono ancora bellissime, di cilindrata pazzesca, tutte rinnovate, veramente un piacere, soprattutto le cabriolet, guidarle e andare in giro per scoprire le bellezze della Habana a bordo di questo mezzo. Una delle peculiarità che colpisce immediatamente il crocierista sbarcato dalla nave al porto della Habana è la varietà di automobili presenti e tuttora circolanti lungo le strade della capitale cubana. Grossi automobili degli anni 50 di produzione statunitense, colorati in modo sgargiante, lussuosi ed inquinanti, scarsamente presenti in Europa già al momento della loro produzione e decisamente più imponenti della media delle auto del vecchio continente. Ed ora assai rare anche in America, dove sono ormai diventate solamente auto storiche per facoltosi appassionati. Queste autovetture sono lì da oltre 60 anni, vestigio del passato di epoca batistiana, in cui La Habana era centro di interessi economici più o meno legali, di gioco d'azzardo e traffici finanziari. Nel 1959, con la rivoluzione castrista, queste lussuose vetture vennero confiscate dal nuovo governo socialista, diventando di fatto il tessuto base del trasporto cubano per decenni. Nel tempo, logicamente, queste auto invecchiarono, ebbero bisogno di cure e, per quanto aiutate dal clima secco dell'isola, a causa dell'impossibilità di importare ricambi dagli Stati Uniti, obbligarono i meccanici cubani a vere e proprie acrobazie. Pezzi ricostruiti in loco, adattati da ricambi provenienti dall'Unione Sovietica, riciclati fino allo sfinimento. Un bricolage che ha avuto come conseguenza la totale disomogeneità delle autovetture, rendendo così ogni pezzo un pezzo veramente unico ed eccezionale. Oggi, ad embarco ufficialmente concluso, ma in un paese in cui l'auto è ancora un lusso per quasi tutti, le grosse autovetture americane sono state musealizzate e sono del governo. Non possono essere vendute a stranieri e sono diventate attrazione per turisti, negli esemplari più conservati ed interessanti, oppure taxi o auto collettive, nei modelli più economici o malconci. Scorazzare per qualche ora lungo le strade cubane della Habana a bordo di vecchie Chevrolet, Plymouth, Buick o Oldsmobile è un viaggio nel tempo, una vera delizia per gli appassionati di auto, di mordenariato e di crociere.
A fine novembre è entrata in navigazione anche MSC Seaside, la più grande nave da crociera costruita dalla compagnia MSC Crociere in Italia, nei cantieri Fincantieri di Monfalcone. È la seconda nave della nuova generazione di MSC Crociere, che prevede 11 navi entro il 2026, per arrivare a un totale di 23 navi. MSC Seaside, la nostra prima nave costruita nei cantieri di Monfalcone, è una vera e propria rivoluzione, innovazione all'interno dell'industria crocieristica. Una nave con gli spazi esterni più ampi al mondo rispetto a qualsiasi altra nave da crociera. La possibilità per gli ospiti di vivere l'esterno della nave non solamente nei ponti superiori, come tipicamente accade in quasi tutte le navi di crociera al mondo, ma anche un ponte esterno al ponte 8, dove è possibile avere una piscina, locali che hanno una parte interna e una parte esterna. Quindi una nave nata per seguire il sole, una nave straordinaria che sta navigando nei Caraibi, dove ogni sabato da Miami compie crociere di 7 giorni alternando Caraibi orientali e Caraibi occidentali. Quindi un ulteriore tassello importantissimo nello sviluppo e nel piano di crescita di MSC Crociere. Vivi le bellezze del parco naturale dell'arcipelago della Maddalena con Palau Blue Tours. Partenze giornaliere in barca a vela, catamarano e motore da Palau per scoprire le meraviglie delle isole di Budelli, Spargi, Santa Maria e Razzoli. Per informazioni e prenotazioni, palaubluetours.com. Cari amici telespettatori, ora c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando, perché lo spettacolo di Mondo Crociera, la trasmissione televisiva che parla di viaggi, vacanze e crociere, continua nella seconda parte. Subito dopo la pubblicità, non toccate il telecomando, navigate con noi!